voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica blusa o maglia o copricostume che io ho deciso di chiamare Paradise. Per poterla realizzare ho utilizzato il nuovissimo filato della Lana Mondial che si chiama Frescolino. È questo fantastico gomitolo da 50 grammi che misura 140 metri, è formato dal 60% lino riciclato, 40% cotone organico. È bellissimo. Il colore che ho scelto io è il colore Ottanio, che è il 904, e questo è il colore che viene fuori lavorato. Io lo adoro tantissimo e vi dico già che per poter realizzare questa maglia o blusa, che comunque è una taglia S ma come potete vedere è larga, ho utilizzato solamente 3 gomitoli, quindi per una sono 150 grammi. Per una taglia M vi occorrono 4 gomitoli, 200 grammi, per una taglia L ve ne occorrono 500. Questo naturalmente se la volete fare come la mia, se volete farla più lunga, tipo quindi a vestitino, vi consiglio comunque un gomitolo in più. Per quanto riguarda gli altri colori presenti tutti sul sito, ve li faccio vedere altri che sono uno più bello dell'altro. Guardate questo viola quanto è bello, ma abbiamo anche questo color sabbia o questo pesco, quindi veramente ci sono tantissimi colori disponibili tutti sul mio sito Filati Ezza, di cui vi lascio il link in descrizione. Vi dico anche per quanto riguarda la costruzione di questa blusa. Diversamente dal solito, questa volta sono andata a lavorare in pannelli, ma il motivo è semplicissimo, un giro che va sempre ripetuto, lo conoscete già, soprattutto se avete fatto lo spolverino Chloe di quest'inverno. Il motivo è esattamente lo stesso, un giro che va ripetuto, e questa volta sono andata a creare due pannelli, uno dietro e uno sul davanti, che sono poi andata a cucire qui sulle spalle, lateralmente per dar vita allo scalfo e anche per lasciare questo spacchetto qui laterale, per rendere questa blusa o copricostume ancora più estivo. L'unica cosa che vi dico è che però per la parte avanti, in modo tale che la maglia non mi stringesse, ho deciso di fare un motivo in più rispetto a quella dietro, e che i rettangoli che andiamo a fare quello avanti e quello dietro vanno lavorati in altezza, quindi catenelle iniziali, in realtà io ho fatto dall'alto verso il basso perché poi ho cucito le catenelle iniziali, quindi dall'alto verso il basso, solo che la parte avanti ho fatto un motivo in più. E vi consiglio, ma questo ve lo dico anche nel tutorial, per una taglia M di andare a fare 2 motivi in più, per una taglia L andare a fare 3 motivi in più. Questo vi permetterà anche di avere qui la maglia che scende e crea questo collo un po' più aperto, quindi meglio rispetto a quello solito tirato. E che altro dirvi? Basta solo questo. Benissimo, come sempre, se decidete di realizzare questa creazione, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra blusa o maglia copricostume, io ho deciso di utilizzare il filato nuovo della Lana Mondial che si chiama Frescolino, questo fantastico gomitolo. Il colore che ho scelto io è il 904, che è il colore ottanio, ma qui come potete vedere abbiamo anche altri colori, uno più bello dell'altro. Lavorerò con l'uncinetto del 4,5 perché voglio la lavorazione il più morbida possibile, e vi dico già che vi farò vedere un piccolo campione. La maglia che andremo a fare, dovremo fare 2 rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro, che verrà sviluppato in altezza, quindi la larghezza del rettangolo deve corrispondere alla larghezza o dei fianchi o comunque delle spalle, sia del davanti che del dietro. Io ho un'altra cosa che vi dico, è che sul davanti metterò un motivo in più del dietro, in modo tale da avere la lavorazione sul davanti che non mi stringe ma morbida. Per quanto riguarda il dietro, quindi io andrò a montare un totale di 54 catenelle, che mi permetterà di avere una larghezza di circa 35 centimetri. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4, a cui vanno aggiunte 6 catenelle alla fine, per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Quindi ripetiamo, multiplo di 4 a cui vanno aggiunte 6 catenelle alla fine. Nel mio caso, per la parte dietro io monterò 54 catenelle, mentre per la parte avanti ne monterò 58, questo proprio perché, come vi ho detto, sul davanti metterò un motivo in più. Ora, per le altre taglie, io per una taglia M vi consiglio nella parte avanti di andare a mettere 2 motivi in più, per una taglia L nella parte avanti mettete 3 motivi in più, tanto poi quelli sullo scollo vi permetterà di avere lo scollo più tondo e comunque non vi stringerà né sul seno né sui fianchi, quindi calcolate un po' questo. Per quanto riguarda la parte dietro, rispetto a
me una taglia M vado a mettere un motivo in più, due motivi in più a seconda sempre se sta lavorando il mio filato oppure un altro, stessa cosa per la taglia L. L'importante è che la parte dietro vada alla stessa larghezza delle vostre spalle, nel mio caso 35 centimetri vanno più che bene perché le mie spalle sono circa 33 centimetri. Detto ciò, qui invece io ho un piccolo campione dove vi farò vedere il punto, che è semplicissimo, un giro che andremo sempre a ripetere e che è molto simile al quello che ho utilizzato per lo spolverino Chloe. Cambia qualcosina nel numero di catenelle da fare, ma a parte questo non cambia altro. Quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, salto 3 catenelle di base, scusate, sposto un po' qui così mi posso alzare, salto 3 catenelle di base, 1, 2, 3, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, rientro un'altra maglia alta, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e di nuovo da fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro un'altra maglia alta, salto 3 catenelle, di nuovo entro nella quarta e vado a fare maglia alta, 2, una catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro un'altra maglia alta. Questo è quello che bisogna fare per tutto il nostro primo giro. Quindi di nuovo salto 3 catenelle, entro nella quarta, maglia alta, catenella, rientro altre 2 maglie alte e altre 2 catenelle, rientro maglia alta. Per terminare il giro si saltano 2 catenelle, si entra nella terza e si va a fare una maglia alta. Ora, come vi ho detto, questo è il giro che va sempre ripetuto, infatti giriamo la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle, che stavolta sono 3, che sono la prima maglia alta, entro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle, rientro nell'archetto, maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle successive e si ricomincia da capo. Maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Ancora, vado nell'archetto di 2 catenelle, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2, scusate, mi devo tirare un attimo il filo, 2 catenelle, rientro maglia alta. Ancora vado nell'archetto di 2 catenelle, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. E vado a terminare il giro andando nella catenella, prima catenella qui, che sarebbe la nostra seconda che abbiamo fatto all'inizio, che equivale alla nostra prima maglia alta, e vado a fare una maglia alta. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere di nuovo, quindi 3 catenelle, si va nell'archetto di 2 catenelle, maglia alta, catenella, si rientra maglia alta, 2 catenelle, si rientra maglia alta. Quindi, come potete vedere, è veramente semplicissima e questa è la lavorazione che vi... Quindi io vi ricordo che nella parte dietro ho montato 54 catenelle, nella parte avanti sicuramente monterò un motivo in più, quindi 58 catenelle. Io vi dirò quante volte ho ripetuto questo giro per avere la lunghezza desiderata della maglia.
Dunque, io ho terminato il mio rettangolo dietro, ho lavorato il giro ripetendolo per un totale di 36 volte e questo mi ha portato una larghezza di circa 51, una lunghezza, scusate, di circa 51 centimetri, mentre vi ricordo che come larghezza sono intorno ai 43 centimetri. Fate attenzione, quando poi si andrà a indossare, giustamente la lavorazione subirà delle differenze in quanto di misura, perché tenderà a scendere, quindi magari si allungherà un pochettino e qui si andrà a stringere un po'. Quindi mi raccomando, prima di andare a cucire, state attenti, mettete i marcatori, provatelo per vedere che la lunghezza sia quella desiderata e che non scenda troppo. Per me 36 giri, quindi ripetuto il giro 36, va bene. Unica cosa, io adesso andrò a realizzare il pezzo del davanti. Sul pezzo dietro vi ho detto che ho montato 12 motivi, sul pezzo avanti ne monterò uno in più. Questo mi permetterà di ottenere qui, quando andrò a cucire le spalle, che il pezzo avanti scenda un po' e che comunque sia più largo, quindi non mi tira sul seno, e avere quindi lo scollo un po' più tondo quando andremo a cucire i due rettangoli. Ho terminato anche il secondo rettangolo, come vi ho detto ho fatto un motivo in più qui, quindi ho 12 motivi, qui ne ho 13 e adesso andrò a cucire insieme i due rettangoli. Allora, per quanto riguarda la cucitura, cucirò qui e qui in alto per circa, vado a far vedere un po', due motivi, quindi per circa 8 centimetri, quindi sia di qua che di qua cucirò dall'esterno verso l'interno per 8 centimetri, mentre qui di fianco lascerò liberi circa 16 centimetri, che sono per lo scalfo, quindi da qui a qui 16 centimetri, e andrò a cucire da qui fino a lasciare, un attimo che vado su, almeno 5 centimetri sotto liberi, quindi cucirò lasciando 16 centimetri in alto, cucirò lateralmente i pezzi lasciando 5 centimetri qui aperti in modo tale che abbiamo uno spacco laterale, e naturalmente farò la stessa cosa anche da quest'altro lato. Allora, ho cucito i due pannelli, quindi come potete vedere qui ho cucito le spalle, ho cucito da qui, però invece di 16 centimetri ne ho lasciati 16 e mezzo, e lo spacco sotto invece che 5 centimetri alla fine ho deciso di lasciarne circa 11. Questo per avere lo scalfo ancora più largo, scusatemi, lo spacco ancora più largo. Una volta terminate le cuciture, la nostra maglia è terminata.